19 aprile 1983, l'anno della signora dottoressa è appena cominciato, che poi un anno non fu, 359 giorni, a un anno pieno non ce la fecero arrivare. Con lo spettacolo Cosa Nostra spiegata ai bambini è Ottavia Piccolo ad inaugurare la stagione teatrale del Petrarca ad Arezzo. Testo di Stefano Massini, regia di Sandra Mangini, si tratta della biografia poetica di Elda Pucci, una pediatra che fu eletta sindaco di Palermo e che lottò contro un sistema di interessi saldamente intrecciati tra Cosa Nostra e la politica. Qui abbiamo tirato fuori, secondo me, un'umanità molto particolare, perché questa donna, che all'apparenza era una donna piuttosto severa, in realtà, avendo lei a che fare con i bambini, era una pediatra molto importante, era la primario pediatra a Palermo, e però andava anche a curare i bambini nelle zone disagiate di Palermo, quindi era molto amata, era molto conosciuta, e il titolo viene proprio da una sua intervista che aveva dato, dove aveva detto: se noi riuscissimo a raccontare alla gente, a spiegare Cosa Nostra come se la raccontassimo a dei bambini, cioè con parole semplici, forse le cose potrebbero andare meglio. Ecco, questa è una cosa che ci manca molto oggi, il fatto di non semplificare, ma di rendere chiaro per tutti certi meccanismi, certe deviazioni. Ormai siamo abituati a bianco-nero senza sfumature, invece le sfumature esistono, però bisogna usare parole semplici, non semplificare, ma usare parole che arrivino. E Ottavia Piccolo dal Petrarca lancia un appello: salvate il cinema Eden.